L'Assemblea Territoriale Idrica di Enna ha deliberato venerdì scorso che Acqua Enna sospende immediatamente il prelievo delle bollette 2023 inviate ai cittadini. Il gestore l'anno scorso, per problemi tecnici dovuti all'acquisto per obbligo di legge di un nuovo programma informatico, non ha inviato bollette ai cittadini e quest'anno ha avviato un'azione di recupero in sole due rate. I sindaci, ritenendo tale azione di recupero insostenibile, hanno chiesto formalmente al gestore di spalmare la tariffa del 2023 in 6 anni, aggiungendo una settima rata alle 6 già previste ogni anno. «Ci aspettiamo che la nostra delibera venga applicata», ha affermato il presidente dell'ATI Nino Cammarata, o tutt'al più prosegue che avanzino una controproposta sostenibile per l'utenza. «Quello che non ci aspettiamo assolutamente è che la delibera venga impugnata». Prosegue la mobilitazione del comparto agricolo nel territorio ennese. Domenica mattina un corteo di agricoltori, in presidio da diversi giorni a Dittaino, è giunto nei pressi del Sicilia Outlet Village, causando disagi al traffico veicolare. Gli agricoltori e gli allevatori siciliani si uniscono quindi alle proteste in corso in Italia e in Europa, volendo far sentire la propria voce in riferimento alle problematiche del comparto. «Le politiche europee penalizzano gli agricoltori italiani e quelli siciliani in particolare», ha dichiarato il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro. «La vocazione agricola del nostro territorio prosegue e rende centrale la protesta degli agricoltori ennesi, a cui va la solidarietà e il sostegno dell'amministrazione comunale». Luigi Tramonte è stato eletto all'unanimità e per acclamazione segretario regionale generale della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Prende il posto di Luigi Galvano. Domenica a Pergusa si è tenuto il consiglio regionale, che ha visto anche il rinnovo dell'esecutivo, che vede tra i componenti l'ennese Noemi Rinaldi. Due incontri organizzati dal Kiwanis Club si terranno in due istituti scolastici ennesi per sensibilizzare gli studenti sul contrasto alle dipendenze e sui pericoli della rete. Il primo, dal titolo Il contrasto alle dipendenze per uno sviluppo integrale della persona, si terrà mercoledì presso il liceo scientifico Farinato. Il secondo, intitolato Non sanno quello che fanno, i giovani e i rischi della rete, si terrà venerdì alla scuola media Savarese. È in programma mercoledì pomeriggio, presso la sede della CNA di Enna Bassa, il secondo appuntamento del ciclo di incontri su gestione del cambiamento e innovazione aziendale, organizzato da Integra SRL in collaborazione con la CNA. La sessione sarà dedicata al digitale, tema che sarà trattato da Walter Solarino, cofondatore di Integra. È in corso presso la parrocchia di San Cataldo a Enna la quindicina di preparazione ai festeggiamenti in programma domenica in onore della Madonna di Lourdes. Tante le tematiche affrontate nelle varie celebrazioni delle 18:30, ciascuna delle quali sta vedendo la presenza di diverse realtà ecclesiali della città. Calcio: nella 20ª giornata del campionato di eccellenza, Enna Città di Gela 1-0, Leonfortese Real Siracusa Belvedere 0-2. Nella 18ª giornata del campionato di promozione, Polisportiva Nicosia Valdinisi 5-0, Real Agi Villarosa San Sebastiano 2-1. Nella 18ª giornata del campionato di prima categoria, Don Bosco 2000 Alessandria Della Rocca 5-5, Niscemi Barrese 3-1, Sant'Anna Atletico Favara 0-1. Nella 18ª giornata del campionato di seconda categoria, Alcantara Lago Real 0-1, Crisa Sassolo Città di Troina 1-2, Val Guarnerese Agira 1-2. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per lunedì sera il conferimento del secco residuo, martedì sera il conferimento dell'umido e del vetro. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.